Buongiorno, sono Renata della Fossomai, insegnante del metodo Feldenkrais e continuiamo questa serie qua per vedere in funzione i movimenti dell'orologio pelvico di Moshe Feldenkrais. Abbiamo visto il 6-12, tavolino che va, tavolino che passa e adesso vediamo il 3-9, i movimenti laterali del bacino e li vediamo di nuovo in funzione con un movimento di ginnastica normale che facciamo sempre. Quindi andiamo giù distesi e rimaniamo con la gamba sinistra piegata, il piede sinistro in appoggio sul pavimento e il ginocchio sinistro verso il soffitto e facciamo un'altra azione che si fa normalmente nella ginnastica, quindi di portare la gamba destra verso, come per allontanarla da noi sulla destra, quindi non è più come prima la gamba verso il soffitto, ma ora è la gamba che va spostata e nel fare questo movimento pensate a cosa fate, come lo fate, dove sentite tensioni muscolari, magari chi sul collo, chi sulle spalle oppure non so sull'altra gamba. Non guardate il video, ascoltate sempre solo l'audio e guardate solo se avete dei dubbi su quello che non capite che è qualcosa da fare. Ok, ricordate come avete fatto questo movimento e ora rimanete sempre con la gamba destra allungata e iniziate a spingere. Ricordatevi che nell'orologio pelvico di Moshe Feldenkrais le 12 sono un po' dietro l'ombelico, le 6 giù verso il pube, verso i piedi, le 3 sulla vostra destra e le 9 sulla vostra sinistra. Quindi ora vi chiedo di spingere con il piede sinistro verso il pavimento in modo che la forza vada su, percorra la gamba, vada al ginocchio, alla coscia e sollevi leggermente l'anca sinistra che andrà verso il soffitto e un po' verso destra in modo che l'anca destra vada a essere un po' premuta in più sul pavimento, magari anche la punta del piede destro viene a dirigersi un po' verso destra. Osservate verso quale scapola va a schiacciarsi di più sul pavimento e ora magari leggermente si solleva un po' dal pavimento. Quindi spingete col piede sinistro, lasciate che la forza vada su verso l'anca sinistra, percorra il torace, vada alla scapola destra e anche all'anca destra. Mi raccomando che il ginocchio sinistro rimanga rivolto verso il soffitto e più che andare verso destra è come se volesse scendere un po' verso i piedi, ma pochi se non tanto, e continuate questo movimento sentendo cosa arriva alla testa, cosa fate con il respiro. C'è un momento in cui potete inspirare e gonfiare la pancia e un momento in cui potete tirare dentro la pancia e arrotondare la schiena. Osservate come portate il peso sull'anca destra e sulla scapola destra, ma anche come rientrate con la schiena appoggiata sul pavimento e l'anca sinistra riappoggiata sul pavimento. Osservate che quando andate verso destra, se inspirate e gonfiate la pancia così spinta in fuori può aiutarvi a sollevare meglio l'anca sinistra e quando rientrate potete buttare fuori l'aria, tirare dentro la pancia e ritornare giù sul pavimento. Ma se avete dubbi fate anche il contrario, magari lo state già facendo il contrario, quindi se fate il contrario fate questo, divertitevi a cercare una vostra possibilità. Potete anche espirare andando verso destra e inspirare tornando indietro e poi scegliete quello che vi piace di più. Ok? Ora vi fermate in centro, allungate la gamba sinistra, sentite cos'è cambiato nel fare questi piccoli movimenti al vostro lato destro rispetto al lato sinistro. Magari provate a sollevare la gamba destra e a sollevare la gamba sinistra, sentire se per caso pesa di più. Potete portare anche indietro le braccia, sentire se per caso il braccio destro
ti sembra più lungo rispetto al sinistro. Così pochi movimenti, ma quando sono consapevoli creano sempre delle differenze nei due lati del corpo. Poi riportate il piede sinistro in appoggio, sollevate di qualche centimetro la gamba destra e iniziate a spingere con il piede sinistro come facevate prima, l'anca sinistra si solleva un pochino, le vostre braccia sono lungo i fianchi e sentite che man mano che rotolate verso l'anca destra, la gamba destra può andare in fuori nell'esercizio che avete fatto prima. Poi riportate sempre giù la gamba destra, ripartite a spingere con il piede sinistro, sentite che si contrae il gluteo sinistro, si contraono un po' gli addominali, rotolate come prima verso destra, l'anca destra va ad essere appoggiata di più nel pavimento, la punta del piede destro ruota verso destra. La spalla destra viene premuta un po' di più sul pavimento e sentite che la gamba destra può andare verso destra e poi ritornate. E lo fate un po' di volte, sentendo quasi che la gamba destra si sposta verso destra, quasi come una continuazione del rotolio che facevate prima, di questo rotolamento del bacino. Sentite anche cosa vuole fare la testa. La testa segue il movimento della gamba destra, magari aprite gli occhi e andate a guardarvi la vostra gamba, non occorre che andate verso l'alto, ma chi vuole, che sente che non ha tensioni, può andare anche a spostarla più in alto, ma io vi consiglio di spostarla proprio lateralmente per sentire bene questa continuazione. Vi ricordo che il ginocchio sinistro rimane sempre verso il soffitto. E sentite che potete spostarla molto comodamente. Un po' il ginocchio sinistro va anche verso destra, ma non esagerate nell'andare verso destra. Ok, poi allungate tutto, riposate, sentite come state, osservate se ci sono ulteriori differenze nel vostro stare sul pavimento. E io faccio brevemente, ma voi potete stare quanto volete, potete fare l'altro lato, oppure venite seduti e osservate come state ora da seduti. Se la sensazione è che sul lato destro siete molto più morbidi, rilassati, la spalla destra è più abbassata rispetto alla sinistra. C'è più distanza tra l'orecchio destro e la spalla destra. Sentite se per caso l'ischio destro è un po' più comodo in appoggio. Magari qualcuno che ha già seguito le altre lezioni sull'incrociare le gambe può cambiare anche l'incrocio e sentire come va. E un piccolo esempio di come possiamo usare i movimenti del bacino con questi grandi muscoli degli addominali e dei glutei, l'aiuto della spinta dei piedi per non andare troppo a sovraccaricare le nostre lombali, per non mandare troppo in tensione il nostro torace, la cervicale, aiutarci nel fare i movimenti da questa fantastica possibilità che ci dà il nostro bacino e la forza dell'integrazione dai piedi alla testa nel movimento. Ok, e andremo avanti, forse facciamo ancora qualcosa per vedere come funzionano questi movimenti del 3-12 e del 3-9 e del 6-12 messi insieme. Però finisco, faccio piccoli video perché ho visto che funziona meglio. Grazie a tutti.